Abbiamo tutte delle famiglie, dei bambini a casa, tasse da pagare, insomma. Stiamo un po' spaventati, un po' tanto, male, squagliati. Che l'azienda chiaramente ritiri totalmente la procedura di mobilità e che una volta tanto tutelino veramente i lavoratori del luogo. Subito il ritiro delle 160 mobilità e il ripristino delle quattro linee transoceaniche spostate nel Pireo. Sono le richieste di sindacati e lavoratori portuali avanzate al management di Taranto Container Terminal. In centinaia davanti all'ingresso del molo polisettoriale delle 7 del mattino hanno per questo avviato uno sciopero unitario di 24 ore in attesa delle auspicate risposte da parte dell'azienda. Che cosa vi aspettate? Di risolvere oggi stesso. Vi aspettate un contatto da parte dell'azienda? Sì, più presto possibile. Avete fiducia nelle istituzioni che sono in pressing su TCT? Sì. Speriamo. I lavoratori del porto, quasi tutti giovani sotto i 40 anni, temono ora per il futuro proprio e delle proprie famiglie. Temete per il vostro futuro adesso? Certo, perché siamo a Taranto, non siamo nel Veneto degli anni 80 dove si trovava lavoro. Poi chi mediamente abbiamo qui 30, 35, 40 anni, che succede? A 35, 37 anni dove si va a lavorare poi? Io non voglio fare il migrante, io voglio stare nella mia città, tutto qui, e come me e tanti altri. L'organizzazione sindacale di CGL, CISL e UIL Compatte chiedono la salvaguardia occupazionale, il rilancio del porto e l'immediata convocazione del tavolo regionale. Ci aspettiamo che da questa nuova coesione ritrovata in autorità portuale fra tutte le istituzioni e con noi organizzazioni sindacali ci possa essere un ravvedimento da parte del management, quindi TCT ed Hutchinson, e quindi che si possa ritirare il provvedimento di mobilità, richiesta di mobilità. E successivamente ci aspettiamo che si possa immediatamente convocare un tavolo che affronti le questioni in maniera seria. E la politica chiede di mettere lo scalo ionico al centro dell'agenda del governo per salvaguardare il transshipment del paese. Il futuro, se non si mette subito mano, diventa un pericolo per l'Italia, perché i porti hub di transshipment in Italia sono tre. Gioia Tauro è in seria difficoltà perché Merckx è andato via, Cagliari anche, ora c'è un attacco a Taranto. È interesse dell'Italia avere un porto hub di transshipment e questo non può che essere Taranto. Quella di oggi sarà una lunga giornata di proteste e lo sciopero andrà avanti ad oltranza se dal management aziendale non arriveranno le risposte attese da tutti.